Francesco, grazie davvero per questa introduzione, per questa presentazione. E ti ringrazio anche per le belle parole che hai speso nei miei confronti. Devo dire che prima il sindaco mi chiedeva per quale motivo, così, come avevo incontrato la figura di dell'orefice. E devo dire che prima del 2015 io non, sinceramente non l'avevo mai sentito neanche nominare. Poi è stato proprio il musicista Maurizio Colasanti che me ne parlò per la prima volta, perché nel frattempo aveva conosciuto Fabrizio e Giorgio, i pronipoti di Giuseppe dell'Orefice, li aveva conosciuti a Roma e loro, così con loro era nata l'idea di così riscoprire un po' le loro radici che appunto affondavano in questo piccolo paese abruzzese dove loro non erano mai stati e diciamo per cercare un po' di conoscere meglio questo bisnonno che per i motivi che vedremo in realtà loro non avevano conosciuto neanche dai racconti di famiglia se non in età adulta, perché la storia di Giuseppe dell'Orefice è una storia un po' particolare e anche drammatica. E da lì è nata la proposta fattami appunto da loro, da Maurizio e da Fabrizio in particolare, di cercare notizie sulla vita di dell'Orefice, sulla quale loro veramente non sapevano nulla. E allora io che ho questo difetto un po' di appassionarmi alle cose, dico difetto perché quando poi capita mi ci butto anima e corpo quando ritengo che l'oggetto della ricerca sia così interessante e ne valga la pena. E fin dall'inizio ho capito che Giuseppe dell'Orefice era un personaggio davvero interessante. È molto, come dire, più meritevole di attenzione e di fama di quanto fino a quel momento non aveva avuto. E appunto Francesco ricordava la prima volta che sono venuta qui a Fara per parlare con lui, perché avevo chiamato il comune di Fara, avevo parlato con, ricordo, qualche impiegato o impiegata che mi aveva fatto il suo nome, allora ci siamo conosciuti, lui mi ha accompagnato a casa dell'orefice, così a vedere un po' anche così materiale da lui raccolto, e da lì poi è nata un'amicizia, una collaborazione. Poi per vari motivi ci siamo persi di vista per qualche tempo, io ho continuato a lavorare, a girare l'Italia tra Napoli, Roma, sono andata anche a Vicenza, a Parma, per indagare su alcuni episodi della vita di dell'Orefice che erano un po' incerti e ho fatto anche delle scoperte molto interessanti e da lì poi l'idea di scrivere una vita, una biografia che fosse una biografia diciamo saggistica, quindi naturalmente non romanzata, tutta basata solo sui documenti, però che fosse anche un racconto leggibile anche a chi magari non è addentro al personaggio, non è particolarmente interessato alla musica di per sé. Però Giuseppe dell'Orefice è una figura che interessa al di là di quella che poi è stata la sua fama in vita. La sua importanza nel panorama musicale dell'epoca, perché poi è stato dimenticato anche per vicissitudini tragiche personali, però in realtà la sua fama, quando era in vita, era veramente molto ampia. Era